Ho deciso che Luana sieda a tavola con noi. Non ti disturba, vero? In questo modo Anna non oserà scendere a mangiare. E tu non dovrai sopportare la sua presenza. Buonasera, signore. Buonasera. Siedi pure, Luana. Vi ringrazio. Dio, qui bisogna chiamare il medico. Ma no, perché? Perché so che in questi casi può venire la febbre molto alta. No, oh, vi prego. Vuoi che mi scaccino, forse? Loro mi tengono qui solo perché sono incinta. Se sanno che ho perso il bambino, mi butteranno in mezzo a una strada. Vai in cucina, portami un po' di tè. Forse mi calmerà un po' il dolore. Dov'è finita Luana? Ma sta mangiando assieme ai signori. Ma non mi dire. E perché? Perché così ha deciso la signora Sofia. Ma da quando il padrone è tornato non l'aveva più permesso. Beh, avrà cambiato idea. Perché non glielo dici? Che cosa? Vostra nipote vuole rubare il posto alla mia signora. Ma Dio la castigherà per le brutte cose che sta facendo. Che diavolo stai parlando? Non sapete che la signora Anna l'ha trovata nella camera del signor Andrea? È vero? Sì, è vero. E la signora ne ha informata? E come no? Solo che invece di cacciarla l'ha fatta diventare dama di compagnia. Va in giro facendo la ruota coi vestiti vecchi della padrona. Sì, Juan, conosco tutte le tue ragioni, ma se pensi che Beatrice sia la donna ideale per te per tutte le cose che mi hai raccontato... Ma sarebbe, avvocato, sì. Se la mia vita fosse come quella di tutti gli altri. Con qualche problema, certo. Ma non così disperata, senza un attimo di tregua. Come ha detto sua madre, lei... è abituata a un altro tipo di vita. Non è come Angelica, che ha affrontato persino il carcere. Comunque questo non vuol dire che non sia una donna forte e coraggiosa. Ne sono sicuro. Però non è questa la vita che voglio per lei. Forse il mio sarà egoismo, avvocato. Però preferisco soffrire per la sua mancanza che assistere giorno dopo giorno al suo dolore. Avevo promesso di farla felice. E non ci sono riuscito. È meglio che io non la veda mai più. Chi lo sa, forse fra qualche anno, quando le acque si saranno calmate, se lei mi vorrà ancora, io... Vedi, col passare degli anni, i sentimenti non sono più gli stessi, purtroppo. Hai l'occasione di rivedere una donna che ti è piaciuta immensamente e ti rendi conto che è diventata un'estranea e che tu sei un estraneo per lei. Lo so perché parlate così. Beatrice mi ha detto della signora Maria Grazia. Ho commesso un terribile sbaglio per il quale ho pagato per tutta la mia vita. Mi sono comportato come un irresponsabile. Maria Grazia era una giovinetta pura. Sì, avrei dovuto riflettere mille volte prima di fare quello che ho fatto. L'avete rivista? Sì. Sì, e ho anche conosciuto mia figlia. Mia figlia. Che tremenda ironia. Per lei sono un uomo qualsiasi col quale si comporta gentilmente soltanto per educazione. Perché non le dite la verità? Maria Grazia non vuole. Si sente molto a disagio, la posso capire. Non sono che un avvocatuccio di provincia. Voi siete un grand'uomo. E lo sapete molto bene. L'ho vista vostra figlia oggi. Dove? In strada. Stava uscendo da casa e ci siamo scontrati. Forse l'ho spaventata.
Tu che sei di qui, dimmi. La gente, che pensa di lui? Insomma, che opinione ha di Juan Aleardi della Valle? Gli vogliono tutti bene e lo rispettano. E come mai? Perché ha sempre aiutato la povera gente. Non è mai stato dalla parte dei ricchi. Juan è stato messo in prigione per un solo motivo. Perché il capitano Leopardi e il signor Carrara gli hanno teso una trappola. Sì, conosco questa storia. E abbiamo le prove del coinvolgimento del capitano Leopardi. Ma sfortunatamente non abbiamo niente su Carrara. Si dice, si mormora, ma di concreto non c'è niente. Tu sai qualcos'altro? Beh, ecco, io posso soltanto dirvi quello che ho visto. Un giorno il capitano mi ha mandato a chiamare e con lui c'era anche il signor Alberto. E che cosa è successo? Mi hanno detto che... Io poi non ho fatto niente, ve lo giuro. Che ti hanno detto? Il signor Alberto ha promesso di parlare alla signora Caterina perché io fossi assunto qui, in casa del signor Juan. E questo perché? Per vedere se trovavo qualcosa, un documento, una carta, qualunque cosa che lo potesse compromettere. Però non ho trovato niente. Loro mi hanno obbligato ad obbedirgli. Il capitano minacciava di uccidere mio fratello. E come sapete, è ciò che ha fatto. Ma tu hai sentito personalmente Carrara dire queste cose? Sì, signor giudice. E insieme a loro due c'era anche il signor Castaldo. Carmen. Carmen. Dite, signora. Ho tanta sete. Come vi sentite? Un po' meglio. Avanti. Ho l'impressione che abbiate ancora la febbre. Perché doveva succedermi una cosa simile? Perché? Non disperatevi. Vedrete che si sistemerà tutto. Buongiorno. Buongiorno. Permettete? La signora Caterina ha già firmato. Avete detto a Beatrice della vendita della casa? Sì. E si è opposta, come immaginavo. Tanto che ho pensato di farla andare a Campo Reale. Farla partire con un pretesto. E poi, una volta lì, dirle che la casa è stata venduta. E che non ci può più tornare. Pensate di ritirarvi alla tenuta? No. Andremo a Città del Messico, a casa di mia cognata. E lì cercheremo un'altra abitazione. Ho capito. Ma voi dovreste fare qualche altra cosa perché lei si convinca a non cercarvi mai più. Per esempio? Per esempio dirle, o comunque farle sapere, che voi non l'amate. Ecco, secondo me veramente... Non credo sia necessario. Credo che questo sia già abbastanza. Però lei così continuerà ancora ad amarvi. Juan, nasconditi. Prego. Madre, che fate qui? Ero venuta a salutare l'avvocato, ma stavo per andare via. Io mi fermo qui, se non vi dispiace. L'avvocato Manera ha molto da fare, figlia mia, e poi io devo tornare a Campo Reale. Non disturbarlo. Non vi porterò via molto tempo. No, non ha importanza, signora Caterina. Ripensandoci, non ho molto da fare. Va bene, allora vado. Un bagno. Beatrice, non tardare. No. Arrivederci, signor Nicola, e grazie di tutto. Sempre ai vostri ordini, signora.
Come mai vi ha ringraziato? Era venuta a chiedervi qualcosa? No, niente. Voleva sapere se poteva investire il suo denaro in modo più produttivo. Ma vi prego, sedetevi. Avete visto qua l'avvocato? Sì, sì, ieri. E cosa ha detto della sua barca? Beh, gli è dispiaciuto moltissimo. Sapeste come sono triste, avvocato. Sono disperata, credetemi. Lo so che non devo intristire Juan con le mie preoccupazioni. Capisco benissimo che non può comportarsi diversamente. Ma vi prego, signor Nicola, ditegli che ho bisogno di parlare con lui. Va bene, glielo dirò. Me lo promettete? Sì. Vi ringrazio molto. Bene. Ve ne sarò sempre grata. Hai sentito? No. E vi prego, non ditemi niente.